Torna Expo Bioenergia, la fiera per l'edilizia ecosostenibile del Nord-Ovest, in programma sabato 31 marzo e domenica 1 aprile a Susa. La due giorni, ospitata nella splendida Piazza della Repubblica, è promossa dall'ASCOM di Susa, in collaborazione con l'ASCOM provinciale, e permetterà ai visitatori di toccare con mano le tecnologie più avanzate che consentono di ridurre drasticamente i consumi energetici delle abitazioni. Lo spazio espositivo si svilupperà su una superficie di 1000 metri quadri. In programma anche un ampio calendario di incontri, appuntamenti e concorsi dedicati alle scuole che si svolgeranno durante l'evento. Si parla sia di edilizia diciamo sostenibile, ma che diciamo dell'ambiente in generale, di quelle che sono le tecniche delle costruzioni, ma anche il nostro cambiamento di vita che dobbiamo, appunto, verso il quale dobbiamo andare per poter vivere al meglio i tempi che cambiano. Quindi, oltre alla fiera tradizionale che abbiamo già fatto nelle passate edizioni, quest'anno avremo anche la presenza del Museo Acqua e Ambiente della provincia di Torino con dei percorsi didattici, perché abbiamo pensato di portare anche questi temi un po' ostici verso la popolazione più giovane, perché pensiamo che i giovani siano le speranze per il nostro futuro. Quindi abbiamo fatto qualche iniziativa collaterale destinata a loro per avvicinarli proprio a questi temi. Infatti, oltre al Museo Acqua e Ambiente della provincia, avremo anche nel pomeriggio di sabato dei concerti di musica fatti da gruppi della valle, fatti perché nella speranza che, attirandoli con la scusa della musica, i giovani poi si avvicinino anche all'evento fieristico, di per sé appunto un pochino tecnico e non solitamente verso il quale i giovani non sono molto interessati di solito, ecco, quindi un piccolo escamotage per creare qualche cosa di innovativo. Questa manifestazione è anche un'occasione molto importante per confrontarsi su due visioni diverse di vivere la Valle di Susa, perché è notorio che i due enti organizzatori di questo evento abbiamo delle visioni decisamente opposte su questa cosa. Sabato in punto ci incontreremo di pomeriggio in un incontro pubblico nel quale chiacchiereremo e discuteremo anche di questa sostenibilità che ognuno di noi vede in maniera un pochino differente.